che Catanzaro si aspetta dopo queste ultime settimane? Beh, la squadra è una squadra che, detta da tutti gli addetti al lavoro, scusate il gioco di parole, era una squadra ed è una squadra che ha un organico di primissimo ordine, una squadra che è stata costruita per vincere il campionato. Poi se sta incappando o sta avendo qualche difficoltà si vede ed è palese, però è una squadra che non puoi mai sottovalutare, perché queste sono squadre che hanno sette vite come i gatti. Nel momento in cui pensi che sia in grande difficoltà è il momento che tu le prendi di santa ragione, perché hanno qualità, hanno palleggio, sono forti individualmente, giocano anche un buon calcio, erano in netta ripresa, quindi noi dobbiamo solo augurarci che il campo regga bene, assorba tutta quest'acqua e che ci possa consentire di fare una partita che per noi diventa importante, fondamentale, squisitamente tecnica. Noi vogliamo misurarci con gli altri giocando a calcio, quindi consapevolmente su quelle che sono le nostre qualità. Se poi il Catanzaro sarà così brava, faremo chapeau al Catanzaro, ma vorremmo vendere la nostra pelle molto cara in funzione anche di quello che il campo ci dice, perché questo campo, secondo me, con tutto il rispetto per chi ci sta lavorando, perché so che lavorano molto su questo campo, evidentemente facciamo grande fatica, io mi scuso se sono ripetitivo, facciamo grande fatica a ripristinarlo con due squadre che ci giocano sopra, poi il clima non ci aiuta e di conseguenza non è bello, ecco. Da domani vi calate, insomma, nella preparazione del derby di mercoledì. Sono due squadre che in classifica, insomma, siete molto vicine. Che Catanzaro ti aspetti? Beh, sarà uno scontro diretto, quindi sarà una partita maschia, un derby. Comunque, anche se diciamo corre buon sangue tra le tifoserie, comunque in campo ci sarà battaglia. Speriamo che il campo riesca a recuperare un po' la condizione un po' migliore per provare a giocare, però penso che sarà una partita difficile, come del resto è stata oggi. A proposito di mercoledì, domani inizierete a prepararvi per questo derby. Che derby ti aspetti? Che Catanzaro ti aspetti? Sicuramente saranno parecchio avvelenato, perché l'organico non rispecchia i risultati che stanno avendo. Però noi abbiamo fame e si vede quando ci andiamo in campo, quindi non regaliamo niente a nessuno, sicuramente. Ecco, voi state bene, effettivamente questo si vede. Sì, stiamo bene fisicamente, il mister è bravo in settimana a prepararci. E la domenica arriviamo sempre che stiamo bene sia di gambe che di gioco soprattutto. Sì, diciamo che loro anche come riserve hanno Bianchimano, che ho avuto anche come compagno, hanno sia di caratteristiche un giocatore veloce, tecnico, e uno magari un po' più strutturato. Sicuramente sono forti sia tecnicamente e soprattutto Canutè molto veloce. Dovremmo prepararla bene sulle marcature preventive e cercare di lasciarli partire il meno possibile.